Per noi si potrebbe fare anche subito. Il progetto prevede la costruzione di un pontile lungo 454 metri sul lato di ponente del porto di Gioia Tauro in posizione esterna. Le tubazioni corrono lungo il confine nord del porto di Gioia Tauro per uscire dall'area portuale ed arrivare a circa 6 km di distanza dove l'impianto verrà posizionato definitivamente. È un'area retroportuale gestita da un consorzio regionale. Si tratta di un investimento di circa 1,5 miliardi, 1,8 miliardi, che si farebbe con le risorse delle aziende che lo propongono, non con risorse dello Stato. Sorgenia e Iren in particolare sono i due soci che hanno sviluppato questo progetto. L'opera può dare un contributo dai 12 ai 16 miliardi di metri cubi annui di importazione di gas, pari quasi al 50% del totale dell'importazione che un anno fa avevamo dalla Russia. Questa è un'area di 500.000 metri quadrati che noi stiamo bonificando e originariamente in quest'area era stata ubicata la cosiddetta piastra del freddo per la formazione di una industria conserviera dell'ortofrutta calabrese. Potrei con la piastra del freddo attrarre gli investimenti per fare un grande distretto dell'agroindustria nella zona di Gioia Tauro. Perché questo rigassificatore si è fermato? Cos'è successo? Cosa si è inceppato? Perché per tanti anni in questo paese si è pensato che non si dovesse produrre energia attraverso il gas. Siamo pronti a investire su questa opera appena il governo la includerà tra le opere strategiche all'interno della rete nazionale di trasporto del gas.